Manuela, se dico Roma ore 11, come reagisci? Rido. Ah, ridi? Anche io perché l'ho visto ed è bellissimo. Allora, rivediamolo, rivediamo qualche frammento di Roma ore 11. Vigili e polizia sono accorsi al salvataggio di quelle rimaste sospese sul tragico baratro. 77 le ferite, le più giovani avevano 16-17 anni, erano appena uscite dalla scuola di dattilografia. Primo impiego, Miti Pretese, diceva l'annuncio. Miti Pretese, per primo impiego cerca si presentasse in via Savoia numero 31, interno 5, lunedì ore 10, 11, 16, 17. 4 mesi dopo il crollo cominciai la mia inchiesta sulle ragazze di via Savoia per il film di Giuseppe De Santis. Senza lavoro non si fa vive! E lì si trattava invece di prendere soltanto 7.000 lire al mese. Per stare tutto il giorno a sgobbare sulla macchina da scrivere. Arrivai in via Savoia con la solita sfiducia. La via Savoia comunque mi sono risvegliata direttamente all'ospedale. Stavo con un piede sul primo gradino e un piede sul secondo e all'improvviso, un botto e sono caduta. Non ho sentito più niente e mi sono ritrovata all'ospedale. Lo sa? L'altro ieri ci è arrivato il conto dell'ospedale, ma se lo paga quello dell'annuncio! E io canto! Gli dissi che c'è una disoccupazione, che manco le carte ci capiscono più niente. Chi c'ha le scarpe rotte, la risola. E che non ce la faccio più. Della società. Non ce la faccio più. Della società. Ma che brutta vita. Che bonito. Mi sento stanca. E dica lei che senso ha una vita come la mia. Saluteremo il signor padrone per il male che ci ha fatto. Grazie, direttore! Come te posso amare? Dal primo sciopero mi fece cacciare. Basta! O ci stai o è licenziamento. Ci sentivamo quasi in colpa di aver fatto cadere quelle scale. Forse ciascuna pensava al paio di calze o alla borsetta che si sarebbe comperato col primo stipendio. Io sono capitato sotto la rampa di destra che crollando ha lasciato uno spazio sotto il pianerottolo dove io con un tuffo mi sono rifugiata salvando la testa. E invece hanno lasciato qui la loro vecchia borsetta. Il dispiacimento più grande è stato quello di un tartò rosso. Mi era comprato un tartò bellissimo. Eppure sul ciglio dei tumori rimane la voglia di coltivare un fiore. E io non so come ho fatto a uscire dal groviglio di braccia, gambe, eccetera, che tra l'altro mi tiravano perché ho detto soccorso. Se unite noi saremo, non dovremo Manuela, dico Roma ore 11 e tu ridi, in realtà questa è No, no. una tragedia, insomma, fa riferimento ovviamente ispirato al testo di Leo Petri, alla tragedia di Via Savoia dell'anno. Allora, il fatto è successo nel 51 e poi l'inchiesta è stata poi fatta negli anni seguenti, subito dopo quando De Santis voleva fare il film e manda Petri a... Ma spieghiamo perché ridevi, Ridevo, no, insomma. ridevo perché hai fatto la domanda così, infatti ho appena visto l'immagine e ho detto no, no. C'è Cioè, no, ridevo semplicemente perché è stato un progetto pieno di lavoro, veramente, quando dice dell'origine contadina, che poi è un po' la matrice poi di tutto un po' noi. Ma insomma, no, del lavoro artigianale che è stato fatto su questo Eh sì, perché spettacolo. poi c'è stata un'inchiesta che voi, insomma, in qualche modo avete anche Sì. portato avanti, insomma, è un Sì, lavoro sì. veramente sul campo. Sì, e soprattutto anche, dopodiché anche il lavoro che poi è stato fatto, perché è sicuramente tratta da da un'inchiesta molto seria, per cui insomma 300 ragazze si presentano per un posto di segretaria, la scala crolla, 70 finiscono all'ospedale e una muore. L'inchiesta è molto seria, anche se il tono di Petri nel raccontare la Roma degli anni 50, le ragazze degli anni 50, è anche molto lieve, Sì. da fratello, molto... anche con un sorriso, e questo fa accettare la vita quotidiana con le sue Certo. piccolezze, con le piccole tragedie, ma anche con un sorriso, quello per quello è. Siamo nella parte finale, io voglio provare a fare un piccolo gioco con voi. È una cosa divertente, tranquilla, Maria. Dimmi quando è nato. No, Scoperta dell'America. no, 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 riguarda voi. Domande e risposte lapidarie, secche, se possibile. Va bene. Il giorno più felice della vostra vita?
quando sono nate le mie nipotine, quindi ho due giorni felici della mia vita. Tanti, non riesco a dire. E il tuo difetto e il tuo pregio? Il mio difetto? Maria è più pronta, ma me... no, sta surclassando proprio. Non lo so. Ecco. Ne ho talmente tanti di pregi e così ma pochi sì, di difetti che non saprei. Manuela, il regalo più bello mai ricevuto? Oddio, non so rispondere a nulla. Maria si prepari intanto, Maria, sì. Riflettere su questa cosa. Oh mio Dio, sto facendo vita di schifo che facciamo, non abbiamo una giornata, un regalo. No, ce ne sono tanti, ce ne sono troppi, per quello non si può. Allora, chi vuole rispondere a questa domanda? Se poteste parlare a quattro occhi con l'uomo più potente della Terra, cosa gli direste? Vai. Ti prego, ma non ti rendi conto che la respiri anche tu? Che un giorno avrai un caspita di nipote? E dove vivi? Tu vivono anche gli altri. Ma ti prego, ma ti rendi conto? Punto. Ecco. Ti faccio anche il nome, se vuoi. Il teatro può cambiare la realtà? Questa è una domanda un po' più seria, lo diceva Artò. Secondo me sì che la può cambiare. Sì. Non si pensa così, ma potrebbe cambiarla. Cos'è dietro le quinte per voi? Cos'è dietro le quinte del nostro lavoro? Le nostre domande hanno suscitato un sacco di commenti, infatti sento... Sì, loro sanno rispondere. Parlano, perfetto. Allora. Il dietro le quinte, cioè sì. Quando siamo lì dietro, sì. Dici, perché io sono proprio a domanda e risposta. Sì. È un altro mondo e accadono delle cose incredibili. L'ho detto così, uno sembra che... No, no, per dovessi vedere sull'eroica che cosa facciamo. Wow. Ta. Facciamo delle facce. Fate un playback della musica. L'eroica. Il nostro segreto, le quinte sono il nostro segreto. Okay. Il sottotitolo del nostro programma è I segreti del teatro. Perfetto, allora è il nostro segreto. Okay. Vediamo, mi dicono che c'ho solo un minuto, vediamo cos'altro posso chiedervi. Il trucco, i camerini? Puliti, ordinati, ognuno le robe sue. Disordinati, ognuno le robe sue, ma anche... Dammi questo. E ripasso di memoria, ripasso. Allora, siamo in saluto e ringraziamenti, grazie a Maria Pagliato, Manuela Vandracca, alla fine ci siamo anche divertiti un pochino. grazie al Teatro India, ai tecnici che splendidamente ci accolgono ogni volta, retroscena@sad2000.it, la nostra mail, scrivete, criticate come vi pare. Gli orari di messa in onda lunedì alle 23.30, giovedì alle 18, domenica alle 17.50, però non cambiate canale perché I segreti del teatro non finiscono qui, vi aspetta una gustosissima incursione in quello di San Casciano, dove la collega Beatrice Vergari è andata con le nostre telecamere a vedere com'è il processo creativo di un altro spettacolo, I giganti della montagna, per la regia di Federico Tiezzi con Sandro Lombardi e Iaia Forte. Bene, ora per chiudere la mia formula di chiusura, sì, stringo, va bene, mi stanno a mettere in ansia. Siamo anche noi grazie ai nostri tecnici. Io ho la mia formula di chiusura, voi avete un motto? Motto? Un motto in alto i cuor. In alto i cuor, Manuela? Oddio, sono sempre preparata. Dai, non c'è, no, allora dico io la mia formula, sì, va bene? Sì. Che il teatro non sopravviva, ma viva, arrivederci. Grazie. Bene. Allons enfants de la patrie. Grazie davvero. Figurati, grazie ma a voi, belli i servizi, veramente belli, divertenti.